Salve a tutti, ed eccoci qua con un nuovo video. Dopo essermi calato nelle vesti di YouTube con Nico and Breakfast e nelle vesti di Alessandro Borghese con in cucina con Nico, sono ritornato. Sapete, lo scorso weekend ero con la mia squadra di hockey a Monza per giocare la prima fase della Coppa Italia. E una domanda aleggiava nella mia mente. Da portare sul canale relativo alla disabilità. E la risposta non è tanto da rifare, anzi, e la risposta è arrivata in uno dei momenti topici in cui riesco a dare spazio alla mia fantasia. Niente un po' di meno che alle 7:30 di mattina della domenica, successo. Parlando con il mio compagno di squadra la sera prima, quindi venerdì, quando siamo arrivati. Apro parentesi, non Michele il Bomber che saluto e che mi prende sempre per il culo questa cosa di YouTube. So che sei un mio più grande fan, se non il mio più grande fan. Insomma, parlando con il mio compagno di squadra, dei genitori in generale e dei genitori dei disabili e su perché si incazzino, ascoltando la seconda parte del discorso, mi si è accesa una lampadina. E nella mia testa c'era una voce che diceva: faccio un video, perciò 5 motivi per cui un disabile dovrebbe fare incazzare i suoi genitori. Quando è magari inverno e tua mamma si preoccupa del fatto che tu non ti debba malare, ti vuole mettere 800 strati di vestiti addosso, quando sei un disabile caloroso e ti ribelli, innescando una lite a dir poco interminabile. Se la sera via con i tuoi amici e non sei ancora ritorni, bene, i tuoi genitori ti smaccioleranno le palle finché non sapranno a che ora ritorni, anche perché ti dovranno magari dare una mano a vestirti e a metterti nel letto. Se poi hai anche una ragazza e non sei uscito con lei, i problemi raddoppieranno, ma questo è un altro discorso. La mattina, quando i tuoi ti danno una mano a metterti i vestiti, alla settima volta di sposta un po' la maglia, gira un po' il calzetto, si incazzeranno talmente tanto che anche il signore per decisione di Dragon Ball tremerà a percepire la loro aura. Avete notato? Ha un'aura potentissima. Sì, è decisamente la più potente. Tra tutte le medicine che devi prendere, ti sei dimenticato di assumerne una? Tua mamma ti farà una testa così che voi umani non potete neanche lontanamente immaginare. Il disabile e tua mamma ti sposta qualche oggetto? Quando proverai a chiedere a tuo papà di cercartelo, tuo papà ci proverà a cercarlo per qualche secondo e poi impazzirà come Jack in Shining quando parla con un fantasma, perché è tutto dannatamente così nascosto e così oscuro l'ordine delle mamme.